Chi lo avrebbe mai detto d'essere qua a parlare del sole agli arabi e del deserto che può dare frutti e di quel che era che tornerà a essere? Mr. Vander Tumiati, 20 minutes. Tra 20 minuti tocca a me intervenire alla Climate Change Conference a Doha, in Qatar, in mezzo a professori, a scienziati, ministri e premi Nobel. Ho tutto pronto, le slide, il discorso, le immagini. Mi manca solo un inizio, un buon inizio. Alessia Marconi è nata qui a Torino nel 1968 a dicembre, esattamente il 19 dicembre. La nostra è un'azienda familiare che si occupa di soluzioni sostenibili per l'energia e l'ambiente e abbiamo focalizzato in particolare la nostra attenzione su alcune nicchie di mercato, in particolare nella gestione del ciclo di vita di macchine strategiche nella generazione, trasporto, distribuzione e utilizzo di energia elettrica. Facciamo un po' come i dottori. In queste macchine così importanti e strategiche ci sono dei fluidi isolanti al proprio interno, un po' come il sangue per l'uomo. E quindi noi abbiamo sviluppato nel tempo, abbiamo validato dei protocolli diagnostici basati sul campionamento rappresentativo di queste macchine, ovviamente del fluido. In questo caso, attraverso questo campionamento e l'analisi mirata nel nostro laboratorio di ricerca e sviluppo qui di San Marconi, siamo in grado di poter identificare, classificare criticità funzionali e o ambientali, un po' come fossero le malattie per l'uomo, e soprattutto definire una strategia in termini di tipo e priorità di intervento per prevenire o mitigare i rischi funzionali e ambientali. Inoltre abbiamo sviluppato soluzioni un po' per fare un po' la dialisi del sangue, in questo caso la dialisi del liquido isolante, attraverso delle nostre tecnologie brevettate e dei nostri reagenti, dei nostri impianti, che consentono di poter sul posto, a circuito chiuso, on load, quindi a pieno carico, cioè mentre la macchina lavora a pieno carico, di poter eliminare o ridurre dei rischi funzionali connessi ad alcune presenze di alcuni contaminanti nel sistema stesso. Noi siamo parte integrante del sistema anche di aggiornamento normativo internazionale. Io sono officer, per esempio, della ESC, che è l'International Electronic Commission, tipo un po' l'ISO, insomma, nel settore meccanico, e quindi abbiamo dato un contributo a livello personale e aziendale decisivo per poter implementare una nuova normativa tecnica a livello internazionale che segua lo stato dell'arte e soprattutto risponda ai bisogni concreti di sicurezza e di protezione che sono presenti nei vari sistemi dei vari paesi. Il nostro punto di forza è avere al proprio interno l'intera filiera, l'intera capacità, quindi dall'ideazione alla ricerca e sviluppo, alla ingegnerizzazione e alla costruzione, fino alla parte di operation, cioè in field, in campo, siamo in grado di poter gestire noi direttamente con i nostri tecnici, non solo qui in Italia ma in tutta parte del mondo, dei progetti ad hoc. Stiamo adesso attrezzandoci una nuova generazione di prodotti e di soluzioni che consentirà non a noi direttamente a risolvere il problema del cliente finale, ma attraverso dei partner. Il business model è un po' basato sul tipo il franchising, quindi in ogni paese noi vogliamo essere presenti perché possa essere implementato quanto prima, questo è un traguardo dei prossimi 10 anni, in ogni paese del mondo ci sarà una soluzione ad hoc sia Marconi che si chiamerà Transfor Clean. Vuol dire clean, vuol dire pulito da difetti, pulito da vista ambientale. Le conoscenze che abbiamo sviluppato per un certo tipo di problema, abbiamo potuto creare delle sinergie per andare fuori da questo che è il nostro core business. Infatti abbiamo partecipato dal 1999, per esempio, a dei progetti europei di ricerca e sviluppo per andare a determinare nuove risposte tecnologiche che hanno ambiti diversi, applicazioni diverse. In particolare una della conversione termochimica in condizioni iperdinamiche e catalitiche, che sarà in corso di implementazione. Questo progetto in Francia sarà installato in Lorena, sotto gli auspici della regione Lorena, un progetto che si chiama LORVER, Lorraine Ver,
che consentirà di convertire biomasse o materiali primari o residuali in bioenergie e bioprodotti. L'altro settore ulteriore sono le nanospugne funzionalizzate, cioè consentono di poter fare, ottenere delle proprietà particolari da questi carrier, da questi vettori, per diversi tipi di applicazione. Cioè, per esempio, non sono l'applicazione dell'agricoltura intelligente, per poter nutrire gli organismi vegetali in modo più efficace.